avete fatto in tempo. Siete arrivati presto? Prendete pure posto. Senza fretta. Se c'è spazio. Le poltroncine rosse sono tutte riservate. E per le lamentele c'è la cassa. Andate e fate. L'odore dei popcorn che sale fino in cima lo sopportavo a stento e non lo sopportavo prima. E quante sigarette prima di cominciare, tutte quelle scalette che io non sapevo fare. Si accomodi signora, non ha una bella cera, non faccia brutti scherzi che qui rischio la galera. E di chi è quel bimbo che tocca tutti i cavi? Ma dove sono finiti i genitori? Sembra siano rimasti fuori 2 minuti, ma fuori in tutti i sensi. Avete tutto il tempo per valutarci bene. Avete già cenato, quello si è venduto un rene. Ci vuole molta calma, ma un poco di pazienza. Il mio collega si collega con molta eleganza. Mi sembra tutto a posto, ha il tempo di accordare. Ancora 2 minuti e poi possiamo cominciare. Eccoci belli e pronti, partiamo in 4/4. Avete visto il fonico? Era lì da quelle parti. Ma dove si è cacciato? Ma s'era lì in cabina. Signori miei, così va via tutta l'adrenalina. E ancora questo bimbo, adesso tocca i pari. Ma dove son finiti? Butta fuori, c'è una rissa al botteghino. Io non c'entro, io son di passaggio. Avete perso tempo, tornate pure a casa. Disposti in fila indiana, non spingete che si intasa. L'uscita in fondo a destra, ma non sbagliate porta. Da quella parte esca il direttore e la sua scorta. Forse si può fare. A quanto pare il fonico era stato a vomitare. Io non ci credo ancora, siete rimasti tutti. Vi piacciono i popcorn oppure non siamo così brutti? Sì che siamo belli e pronti, partiamo in 4/4. Mi manca giusto il libro con gli appunti e le mie parti. Dov'è finito il bimbo? Mi c'ero affezionato. L'avrei fatto salire qui sul palco, fatto aprire il mio concerto. 2 minuti, soltanto 2 minuti.
poteva